Tutto fa curriculum, forse l'avranno detto anche a voi. C'è chi passa tutta la vita nella stessa azienda e chi prima di trovare la sua strada imbocca parecchie, anche solo di qualche metro prima di fare retromarcia. Ma se davvero tutto fa curriculum, allora valgono anche le competenze morbide, le cosiddette soft skills, quelle che impara ciascuno di noi nella vita di tutti i giorni, vita da single, vita di coppia, vita da madre, padre, figlio, fratello, compagno, vite che si prendono cura di altre vite, le stesse di prima, genitori, nonni, figli, sorelle, persone che tutte le mattine si alzano e tornano al lavoro. Ci vorrebbe qualcuno che vada a conoscerle da vicino. Uno con la faccia tosta, ma con il piglio da scienziato, uno che non abbia paura a fare una domanda in più. Insomma, diciamolo pure, un vero ficcanaso. Signori, pronto a servirvi. Conosco una strategia infallibile per avvicinare un collega nuovo al lavoro e fare quattro chiacchiere di circostanza. Quello che vi serve è un sorriso smagliante, monetine, pezzi piccoli e un distributore automatico di bevande calde. Ciao, posso offrirti un caffè alla macchinetta? Funziona sempre! Alessandro, mi pregio di offrirti un caffè. Grazie. Vabbè, la macchinetta. Come lo prendi? Allora, corto e amaro. Allora, corto, amaro, Esatto. corto e amaro. Allora, sei giovane, per prendere i caffè così da grandi scafati. 34. Quanti anni hai? Cioè, 34 Sì. anni, cioè, quindi guidi anche, hai già la Ho già la patente. patente, sì. Da Incredibile. poco. E papà per la seconda volta. Papà per la seconda volta tra 3 mesi, però. Non ci sono più i giovani di una volta. Ecco, tieni, guarda, Grazie. mi faccio anch'io un caffè perché sennò qua. Mi faccio un frappuccino così mi sento un po' Un giovane po' più anch'io, giovane anche tu. riscopro un pochettino la giovinezza. E adesso che arriva una seconda creatura nella tua vita, come farai col lavoro? Guarda, abbiamo una fantastica opportunità, perché possiamo prenderci 3 mesi di paternità, chiamiamolo un congedo, di 12 3 mesi. settimane, sì, fino a 6 mesi dalla nascita del bambino per stare a casa e appunto dare una mano anche a mia moglie e a seguire anche il bambino nei primi giorni di vita. Cioè, tu puoi prendere 3 mesi di congedo e ti pagano. Mi pagano al 100%, certo. Pazzesco. Ah, bella questa cosa. E il nome? Avete scelto già come chiamare la creatura? Abbiamo già scelto, ma non lo diciamo per scaramanzia. Vabbè, mi sembra giusto. Tre mesi di paternità, retribuiti al 100%. Questa è quella che si chiama una solida premessa, una redistribuzione del carico di responsabilità fra genitori. Bravo Alessandro! Come si dice in questi casi? Hai voluto la bicicletta? Ramon, socio di cooperativa, da quanti anni? È dal 2012, quindi quest'anno sono 10, sì. 10 anni, 10 anni da socio. E com'è essere socio? Allora, dal mio punto di vista, i vantaggi di essere socio sono di due tipi. Il primo è un po' più immateriale, che non si tocca, quindi ha più a che fare col senso di appartenenza, sentirsi parte, identità, e fare delle cose insieme ad altre persone. Questo non è scontato di questi tempi, anche da un punto di vista di benessere personale, sicuramente arricchisce e porta. Dall'altra c'è anche la parte un po' più materiale, quindi una serie di benefit, usiamo anche questo termine per quelli che sono i soci. Attraverso il fatto che la realtà cooperativa è partner di alleanze territoriali di conciliazione, per il periodo estivo posso accedere a dei voucher che mi permettono di
di pagarmi i centri estivi di entrambi i figli. Un altro vantaggio, vabbè, adesso sono cresciuti, però i bimbi sono stati 17 anni, fanno la scuola primaria, ma hanno potuto frequentare il nido aziendale. In questo caso avevo quindi i figli sotto il mio ufficio, quindi la comodità anche di risparmiare tempo negli spostamenti, negli averli comunque a portata di mano, anche per un eventuale saluto o vederli dalla finestra quando uscivano a giocare. Ma anche in questo caso, oltre a questo benessere che non si tocca, uno sconto sulla retta del 30%. Senti, ma toglimi una curiosità, ma Ramon, perché i tuoi avi sono argentini, sudamericani? No, la storia è un po' più complicata, quindi nessun parente latinoamericano o spagnoleggiante, ma è una poesia di Neruda che piaceva molto ai miei genitori e da lì il nome è arrivato. Accidenti, romantico! Benessere materiale. Mi piace questa espressione scelta da Ramon, rende l'idea della concretezza e del tempo restituito alle persone, il tempo e le energie di cui abbiamo bisogno per affrontare quei cambiamenti che nella nostra vita non sempre avvengono in maniera lineare o banalmente avvengono in un modo che non avevamo immaginato. Per affrontare la questione senza girarci troppo intorno ho deciso di marcare stretto qualcuno. Farò la posta dove prima o poi passano tutti. La fotocopiatrice. Monica caregiver. Cioè, sai che una volta non esisteva neanche questa parola, ormai la usiamo tutti quanti. Sì, e anche se in realtà è una storia vecchia, quella delle donne che si prendono cura delle persone che hanno bisogno, soprattutto dei familiari, perché non si chiamava appunto caregiver, ma... Tu hai visto in famiglia qualche esperienza sì, così? Sì, mia mamma, io ho avuto la nonna che è rimasta in casa con noi per tanti anni e solo gli ultimi mesi è stata trasferita in una struttura, però abbiamo trascorso circa 7 anni con lei che era in una situazione, c'era su una carrozzina, quindi con tutte le problematiche relative al... cioè era tutto in carico alle famiglie. Poi c'è stata un'evoluzione nel tempo e ho sempre detto spero che non mi capiti mai questa cosa e invece mi è capitata. E come va con la mamma? È a casa con te? No, la mamma non è a casa con me, scusa. La mamma non è a casa con me. E quando mia mamma nel 2019 è caduta abbiamo deciso insieme di... Ci tengo a dirlo insieme perché è stata, cioè non è stata una cosa, abbiamo cercato di gestirla in un altro modo, poi insieme abbiamo capito che non era, un altro modo significa una badante e tutte queste cose. Certo. Abbiamo capito che non ce la potevo fare, cioè io ero a Ferrara, lei abitava quasi a 60 km da casa mia e poi mi sono rivolta anche alla struttura aziendale perché... Ah, in azienda? Sì, poi insomma il welfare aziendale è un punto fermo per noi dipendenti, cioè è una cosa... cioè non è un fatto incidentale, in qualche modo nel corso della nostra vita professionale entriamo a contatto con il welfare, perché chiamiamo la farmacia banalmente, perché sei una giovane mamma o perché hai una serie di altre necessità, il welfare è presente. Cioè io non lo pensavo per questo aspetto, perché non, appunto un po' speravo che non succedesse, però mi sono informata, ho visto, ho scoperto anche che ci sono tanti colleghi che sono nella mia situazione di cui insospettabili. Infatti nella internet c'è la piattaforma ed è assolutamente del welfare ed è assolutamente articolata e la parte dedicata appunto ai caregiver è molto più di quello che io ti sto dicendo, perché io mi sono focalizzata su quel task, poi ho risolto una serie di cose autonomamente. Ecco, poter comunque anche entrare lì, anche se eventualmente magari non trovi la soluzione immediata, però cioè lì hai già un'idea di che cosa c'è, no? Di che cosa puoi fare, di come puoi risolvere questa cosa. Cioè hai bisogno di avere
una mappatura ampia di quelle che sono le tue possibilità, anche perché tutto nuovo, non conosci niente e di conseguenza... E tutta questa faccenda qua, scusami se mi permetto, tutta questa faccenda qua te la gestisci da sola, hai un compagno che ti dà una mano? Allora sì, Stefano è il mio compagno, con lui abbiamo fatto un altro progetto di vita e quindi l'ho spedito in Portogallo, questo perché gli ho detto intanto tu vai là perché quando io sarò in pensione ti raggiungo. Ormai lui è là da 3 anni, però quando viene a casa mi aiuta assolutamente, lui mi aiuta. Da quant'è che siete insieme? Da 20, non mi ricordo se 23 o 24 anni, forse glielo dovrei chiedere. È ora di regolarizzare. Ma infatti questo potrebbe essere un buon progetto, visto che appunto quest'anno c'è un altro punto importante nella mia vita, compio 60 anni e potrebbe essere anche... 60 anni di sposi. Mi sposo, facciamo una bella festa musicale. Belle le storie delle persone che sto incontrando. Oh, lo so bene che non è così, la strada da fare è ancora lunga, però intanto accendiamo una luce su quello che va. E poi, quello che diceva Monica, una bella festa musicale. Ma che idea! Già mi vedo la scena, terrazza con vista, tanto verde, arredamento sobrio, la calda luce dell'estate, piante tropicali, Urban Jungle. Fra pochissimi giorni. 31 anni in azienda, sei diventata una domatrice di leoni. nella giungla del lavoro riesci a destreggiarti. Come fai? Mi esercito a casa. hai anche la divisa gallonata rossa come quella dei adesso domatori. Non esageriamo. Però è proprio, sono esattamente vasi comunicanti. Io adopero delle tecniche che sperimento sul campo, a casa da trasportare in ufficio e in ufficio per poi mettere a punto nell'altra sede, perché comunque è una me che si destreggia. Sai, nel mondo del lavoro ci sono delle sigle per definire tutto. Negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere la parola caregiver. Caregiver lo siamo naturalmente, no? Per il prendersi cura, che è nell'indole dell'essere vivente, passami il termine, perché anche mamma gatta si prende cura dei gattini, no? Quello che la legge 104 tutela è quando tu il caregiver lo devi fare in situazioni di gravità, come nel mio caso con un figlio che ormai è 22enne, che però è sempre il mio piccolino, anche se mi sovrasta in altezza e in peso, molto in peso, con quello che ne consegue, cioè l'impatto economico, cioè anche da tenere in considerazione. Cosa succede? Che l'azienda mi apre una finestra tra marzo e aprile in cui mi dice ogni anno: se tu hai quelle caratteristiche lì, ad esempio tu devi badare una persona che ha bisogno, non è autosufficiente, in situazione di gravità ovviamente comprovata dal verbale dell'IMSS, insomma tutte le crismi, logico che ci devono essere tutti, io ti riconosco un paio di mensilità in più, perché comunque è giusto che tu abbia anche la serenità di dire: se devo incorrere, tante volte sappiamo che abbiamo bisogno dell'intervento del privato per fare delle cose, per magari abbreviare i tempi, comunque gli equilibri per tenere insieme il mio nucleo familiare è composto da 4 persone, di cui 2 ventenni. Il mio figlio è colui è non autosufficiente, quindi sulla carta quello che ha bisogno, ma non credere che in questo io non posso dire che mia figlia non abbia bisogno dei suoi genitori così come mio figlio, quindi tante cose, intraprendere tante cose anche per
a volte fare un po' il pari, no? Con tutto quello che hai speso in termini di energia da una parte e vai speso in termini economici dall'altra. Che forza, Grazia! E che bella questa idea che casa e ufficio siano vasi comunicanti e che le competenze imparate in un contesto possano tornare utili altrove, a casa, al lavoro, nella partita della vita. Oh, a proposito di partite, meglio che mi affretti, c'è una persona che mi aspetta al biliardino. Vabbè, guarda, con te non gioco più, non si può giocare così, accidenti, sei troppo competitiva, e questo d'altra parte lo spirito aziendale, essere molto competitivi sul campo e sul lavoro. Sono sicuramente competitiva, ma il mio obiettivo normalmente è pareggiare. Ma perché... come pareggiare? Sì. Cioè, si vince o si perde? No, pareggiare, perché io gioco nella squadra dell'azienda, normalmente faccio competizione con la squadra dei sindacati e il nostro risultato migliore è quando pareggiamo, perché vuol dire che abbiamo raggiunto entrambi un risultato, entrambe le squadre un risultato. E quindi tu sei negli 11 con la casacca di un colore e loro gli 11 nella casacca dell'altro colore. Siamo 72.000 da una parte e 72.000 dall'altra parte, perché in realtà sia noi come azienda sia il sindacato rappresentiamo i 72.000 dipendenti dell'azienda. Quindi è interessante perché è una partita molto partecipata. Abbiamo lo stadio pieno, esatto, con tutte le tifoserie che, diciamo, si scontrano e concorrono. Perché, sai, visto dal di fuori, tutta questa attività dell'azienda sul campo, il gioco, lo scambio di palla, sembra tutto qualcosa a vantaggio del dipendente. L'azienda che cosa ne guadagna? No, l'azienda ne guadagna sempre qualcosa, perché intanto in un'azienda come la nostra le persone sono l'elemento essenziale, quelle che fanno la differenza. Quindi avere persone che stanno bene, che lavorano bene, che sono motivate, dà dei vantaggi all'azienda in termini di produttività, in termini di benessere aziendale. Quindi le aziende lo fanno perché hanno un ritorno, che è far stare bene le persone e le loro famiglie. A noi interessa che le persone possano lavorare tranquille, quindi cerchiamo di venire incontro a quelle che possono essere le esigenze delle persone, proprio perché possano lavorare tranquilli. Ma dimmi la verità, tu il calcetto ce l'hai anche a casa e ti sei allenata? No, ce l'avevo quando i bambini erano piccoli e ogni tanto giocavamo, ma lì giustamente erano i ragazzi a dover vincere.